Eccoci qui il sabato notte dinner and dance del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo gruppo di ragazzi e di ragazze che hanno deciso di venire a festeggiare e a cantare per lei. Il suo compleanno sulla mano l'ha festeggiato o il festeggiato. Oh, eccoci qua. Allora, il tuo nome? Ludovica. Auguri Ludovica! Allora, Ludovica, vicino al microfono, quanti anni compi? 20 anni tondi tondi. 20 anni tondi tondi. Da dove vieni, Ludovica? Brenzone. Provincia di? Verona. Brenzone, provincia di Verona. Lago di Garda. Cosa fai di bello nella vita, Ludovica? Studio per diventare ostetrica. Studi per diventare ostetrica, giusto? Ok. Quando non sei sui libri, sullo studio, cosa ti piace fare nel tempo libero? Lavoro in palestra, sono insegnante di Zumba. Oh, bello Zumba! Fashion, fashion Zumba. Vado anche io in palestra, ma non ho mai fatto il corso di Zumba. No, è da fare, è da fare. È da fare. Guarda, lo farei solo per vedere che c'è pieno di donne. Zumba, Bodytronic, tutti quei corsi lì a tempo di step è pieno così di donne. Lo farei solo per conoscere le donne. Il problema è che una volta mi sono messo in ultima fila, avevo davanti tutti i leggings, tutte quelle braghe attillate e da dietro cavoli non capivo più niente, andavo fuori tempo, sembravo in ecstasy a vedere tutti quei sederli davanti a me. Io ho 3 ragazzi e una 50ina di ragazze a lezione. Allora, ti prometto che se mi inviti una volta gratis, mi dai un ingresso, vengo a trovarti. Ma sempre, guarda, quando vuoi. Ok, vengo a trovarti con la mamma. Prima vado dalla mamma al bar a bere il caffè e poi vengo in palestra da te. Va bene. Ok. Dopo mi spieghi, mi dai il recapito come venirti a trovare. Ovviamente. Vengo a trovare anche la mamma che si chiama vicino al microfono. Vicino al microfono non ho capito, Carla. Allora, Carla, vicino ancora al microfono, una domandina sola per te. Allora, dimmi, già che ti vedo che sei sicuramente la mamma che ci assomigli, un pregio e un difetto di Ludovica. Il suo pregio e il suo difetto, sì. Testardaggine. E tutte e due, pregio e difetto? No, pregio è una gran brava ragazza. Brava. E difetto? Testarda. È testarda. Allora, Ludovica, ma il tuo moroso. Andiamo un po' nel privato. È geloso? C'è uno che sorride, non so se sia lui. È geloso o no che lavori in palestra? No, non c'è, quello è il fatto. Non c'è, non è qui al convento o non c'è proprio nella tua vita? No, non c'è proprio un moroso. Non c'è proprio, ma perché un ragazzo dietro sogghigna? Perché era il mio moroso. Ah! Sai che siete stati chiamati in causa. E adesso non siete più amici? No, siamo amici, amici. E non più fidanzati? No, buono, quindi tutto il convento la può portare nel cespuglio che il suo ex moroso non è geloso. Lui dirà te sì, te no, perché deve trovare l'amore della sua vita. Come vuoi trovare? Allora, fai finta che lui non sia qua. Come deve essere secondo te il tuo uomo ideale? Oh mio Dio, beh, non me lo sono mai chiesto, però... Sicuramente sincero, fedele. Ok. E darmi un sacco di attenzioni. Alto o basso? Alto. Alto, moro. Ok. Insomma. Quasi. Occhi chiari. Con la tartaruga. E dopo. Lì mi sa che se ha vomitato con la tartaruga, si è girato al contrario. Ma un po' di pancetta ci vuole, no? Tartaruga? Sì. Oh mamma, niente, tutti e tre ragazzi andiamo via noi. Allora, sei pronta a cantare, Ludovica? Vamos, vamos. Vamos a bailar. A chi non se camina, se baila. Quarta coriste, coristi. Io che ci faccio, faccio cantare. Vai, 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 le mani a tempo! Hey, 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 hey! Vai, vai, le mani! Hey, hey, hey! Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la rata.
Dove? Allora, già che te sei forte, vai in palestra come vado io, facciamo una sfida tra me e te. Io faccio i pesi, te fai zumba. Ora ti faccio una domanda, se rispondi in maniera corretta, ti dico come vedere il video, altrimenti lo cancello. Ok. Grazie. Questa è la domanda per te. Sì. Tiriamo via la base anche, vai. In una stalla ci sono 10 mucche. Oddio, sì, 10 mucche. Scappano tutte tranne 9. Quante mucche rimangono nella stalla? Scappano tutte. No, scusa, scappano tutte. Rifaccio, veloce, attenta. In una stalla ci sono 10 mucche. Scappano tutte tranne 9. Quante mucche rimangono nella stalla? 9! Esatto! Scappano tutte tranne 9, ne rimangono 9. Brava la nostra Ludovica! Signori, brava! Tanti auguri, 20 anni, Brenzone, happy birthday!